Buongiorno a tutti, ben ritrovati, benvenuti in diretta di nuovo qui su Milano News, siamo sempre qui con una nuova puntata di Good Morning Milano per raccontarvi un po' quello che succede nella nostra città, eh, lo vedete già qui fianco a me il nostro ospite di oggi, intanto che sta condividendo giustamente la diretta su, sui social. Sì, oh, ci provo, sì. Dai. <ride> benissimo, è giusto, tutti gli ospiti dovrebbero farlo, quindi Alberto, grazie mille per averlo fatto. Alberto, Alberto Piccardo di Recup. buongiorno Alberto, buongiorno a voi. Grazie mille essere con noi, allora oggi parliamo di Recoup, eh, una realtà molto interessante a Milano che ha a che fare con tutto quel tema interessantissimo, eh, che bisogna stare molto attenti e eh, mai dimenticarci, dello spreco alimentare, insomma una città come Milano è una città ahimè molto, molto sprecona, c'è per fortuna chi eh, riesce a mitigare un po' questo spreco e riesce anzi a fare grandi cose sf sfruttando ahimè questa brutta pratica che però a volte è anche Insomma, a volte anche succede perché insomma, tipo, i mercati a un certo punto non potrebbero più vendere certe cose e quindi voi, esempio, intervenite proprio lì. Esatto, sfattiamo un po' il mito che Milano è un buon esempio per tutta Italia. No, beh, a parte gli scherzi, sono milanese da, dalla nascita, quindi nel senso. Siamo eh, un po' spreconi. No? No? Siamo come... un po' spreconi come in tutto il mondo ormai. e Per fortuna, negli ultimi cinque anni i dati emergono sempre di più, quindi si cerca di, di condividere il più possibile. Quanto effettivamente produciamo, quanto effettivamente poi consumiamo e quindi di conseguenza quanto sprechiamo. A volte si spreca tanto, a volte lo spreco è quasi nel senso che, appunto, se io faccio un mercato mi rimane delle roba lì, non è detto che sia buona per rivendere al giorno dopo e quindi va buttata. Per fortuna inter intervenite voi a quel punto. Esatto, noi ci siamo accorti cinque anni fa, eh, in realtà si è accorta Rebecca, che è appunto la, la fondatrice, è una ragazza di Parma, non è neanche di Milano, era a Milano per studiare e si è accorta appunto al mercato. Di Papignano, il primo mercato che abbiamo aperto, che c'erano appunto due grossi problemi, eh, tanto spreco e tante persone che lo vistavano la spazzatura, quindi due, due problemi legati a soprattutto a politiche sociali, comunque eh, da una parte un'esclusione sociale, quindi un'indifferenza che si crea in maniera automatica nei mercati e dall'altra parte invece un consumismo sempre più sfrenato che porta ad avere tanti esuberi, tante eccedenze eh, che in qualche modo non si riescono più a, gettire, a gestire e quindi poi dopo finiscono nel, nella spazzatura. Eh, e quindi, quindi cosa ha deciso Rebecca? Appunto? Cosa Rebecca aveva... cosa è da so lei è partita da sola, poi, dopo qualche periodo si è incrociata con altre due ragazze? Eh, che sono tuttora sempre nel direttivo. Quindi, devo dire, il progetto è nato da, da un individuo ma è riuscito poi a trasmetterlo. Cinque anni fa, a 5 anni fa okay. eh, o forse sei, cinque anni ufficiali, sei ufficiosi. Eh, e quindi, quello che ne sta a fare è creare un tavolo con le cassette rovesciate, mettere sopra i prodotti che va recuperato ma che erano ancora in uno stato eh, consumabile, edibile per, per l'essere umano e, e a distribuirli a, a chi aveva più bisogno, quindi, a cercare di venire incontro a queste persone. E approcciare queste persone, quindi quello che, che fa Coop è sfruttare un po' lo spreco alimentare, usarlo come strumento per avvicinarsi a tutti quelli coloro che hanno, hanno bisogno non solo di cibo, ma bisogno proprio anche di interazione sociale. Perché ci, ci rendiamo conto che eh, tante persone magari si ritrovano sole o non riescono più ad avere un, un dialogo, un colloquio con. Eh, con gli altri, col, col quartiere, con la zona, con la comunità che li circonda, col, con la società. Eh, e quindi grazie a, quello, grazie a questo lo vedo sui mercati si, si è riuscito a instaurare proprio un rapporto quasi, ti dico, di fratellanza, ma molto familiare con molte persone. Ci si scambia i regali, ci si portano eh, tanti oggetti, ci si racconta il weekend, ci si racconta le ricette, le barzellette. È molto interessante perché poi voi siete veramente vi siete messi in mezzo no, tra. Appunto, queste persone che magari dovevano andare nella pattumiera a fine mercato, insomma, anche una certa perdita di dignità che giustamente invece avete cercato di salvaguardare. I commercianti che invece eh, sono sempre visti come brutti cattivi, invece, appunto, sono, eh, vi donano a fine invece questo, questo cibo. Quindi, insomma, per fortuna avete, siete riusciti anche a creare un bel ambiente, appunto, in un ambiente come il mercato, mm, come, un, come i mercati scoperti di Milano, che viene detto prima sono 92 a Milano. Sono più quindi, o meno 92, quindi, cioè, voi siete su 10 sì. in 5 zone diverse, insomma, quindi c'è ancora un mondo tutto da, uh, da scoprire sì, 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 no, eh. Eh, che significa quanto cibo sprecato ancora? Allora, eh, noi ormai da due o tre anni eh, ci siamo prefissati comunque l'obbligo di eh, pesare, e contare tutto quello che recuperiamo eh, per fare una stima e quindi riuscire a comunicare meglio e per eh, appunto avere dei, dei dati interni con i quali si possono fare anche poi delle, delle strategie di crescita per dire. Eh, quando eravamo all'inizio eravamo in 3-4 persone si recuperavano 100 kg a settimana su un mercato, adesso siamo arrivati a 10 mercati, eh, nella community di recupero sono più di 200 le persone iscritte, di cui 70 operative eh, e tra un conteggio e l'altro si arriva quasi a 10 tonnellate a settimana di, di frutta e verdura recuperata. Eh, questo perché la maggior parte arriva dai mercati scoperti dal lunedì alla domenica, tutti i giorni c'è cioè almeno un mercato eh, attivo eh, e poi il grosso arriva ormai dall'ortomercato. È eh, un, eh, uno dei mercati più grossi d'Italia, se non il più grosso. Transitano milioni di tonnellate di prodotti tutto l'anno perché è un hub strategico per. Eh, tutto ciò che va poi nel nord Europa e quindi di conseguenza c'è tantissimo spreco. Da, da un anno siamo dietro, abbiamo aderito al sistema Milano Aiuta creato dal Comune a supporto del, dell'emergenza pandemica eh, e una volta che siamo entrati abbiamo visto il lavoro che bisognava iniziare a fare, eh, non siamo più usciti, quindi siamo rimasti dentro, prima una giornata, adesso abbiamo implementato due, abbiamo una, una rete sempre più grossa. E lì si fanno esempio, sono appena arrivato, eh, stamattina si sono recuperati 5 tonnellate, ieri altre più o meno 5-6. Quindi la, la cosa aumenta sempre di più. Non c'è solo Milano ma c'è anche Verona. Bustar Sizio e Roma. Eh, Ho cercato stiamo... di, 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 di esportare queste buone pratiche esatto. anche in altre città. E quindi, e quindi se si vuole aggiornare diciamo, il conteggio settimanale, più o meno sì, siamo a 10-11 tonnellate che sono, per chi è magari meno ferrato sulla matematica, sono 11.000 kg. 11 sono chili. 11 milioni di grammi, se vogliamo 11 <ride> milioni di grammi di cibo che sarebbe finito, Ogni che sarebbe finito nella pattumiera. Alcuno magari è recuperato appunto, da queste persone che invece dovevano buttarsi esatto. a capofitto da in battumiera, insomma davvero per una perdita di dignità, insomma, dell'essere umano è proprio così ridotto a fare. Ma invece è il cibo che voi riuscite a salvare e renderlo appunto a queste persone. Come funziona lì? Appunto, avete qui adesso avete una sorta di bancarella anche voi alla fine del mercato, com'è? Allora, fate voi dell'after dell show. Siete esatto. No? Quindi, piano piano poi cerchiamo di, di migliorare sempre di più. All'inizio erano delle cassette girate, adesso, grazie anche a diverse collaborazioni con partner sia pubblici, sia privati, sia istituzionali. Abbiamo delle attrezzature che sono abbastanza semplici, nel senso un tavolo, una bilancia e un carrello e una cargo bike, quindi a seconda della dimensione del, del mercato eh, ci avvaliamo di questi mezzi per poter recuperare. Prima si faceva tutta a braccia e finché recuperi magari 50 kg, sono non so, magari 10 viaggi da 5 kg è una cosa, adesso sui mercati specialmente in questa stagione qua arri arrivi magari a fare anche 400-500 kg a mercato Come hanno reagito i commercianti? Come hanno reagito gli ambulanti? Ma allora eh, Milano è una città, non è cosmopolita come Londra però eh, ci sono tante eh, nazioni diverse che ormai la popolano eh, specialmente nei mercati eh, e devo dire che abbiamo sempre avuto un rapporto molto diretto e molto disponibile con, con, con i commercianti. Eh, questo mh, non so esattamente per quali ragioni, però eh, molti sono spinti anche dalla propria religione ad essere aperti e ad aiutare le altre persone. Eh, quindi vedono Recupe come un movimento, un progetto con il quale veramente si riescono a creare interconnessioni eh, prima di tutto umane. Quindi da un certo punto di vista, per loro eh, è un lavoro in meno perché non si devono caricare il camion eh, e lo danno direttamente a noi, e dall'altra parte eh, si sollevano anche dal fatto di buttare via le cose nei cestini, ma sapere che comunque in qualche modo vanno a essere utilizzate per, per un buono scopo. Dicevi cioè, che appunto siete un bel numero, un nutrito di. Siamo sempre di più, siamo quasi 250. Siamo a pensarci, devo dire il Covid ha fatto tanto male, <ride> eh, però per noi di Recoup ha dato una svolta molto importante, eh. quindi, in termini di community siamo cresciuti molto, in termini di comuni anche, e in termini soprattutto poi di chili di eccedenze, eh, ancora di più. E, e tutta la rete che c'è dietro, perché se prima magari lavoravamo con 10 realtà, adesso abbiamo 4-5 croci rosse diverse che vengono all'ortomercato a prendere il cibo, ci sono brigate di emergency che vengono anche loro, c'è Banco Alimentare con cui stanno facendo un'ottima collaborazione, eh, sta diventando una, una realtà diciamo sempre più importante comunque sulla bocca di tutti, eh, sia in termini di recupero, sia in termini di eh, inclusione sociale che si riesce a fare e poi anche di sensibilizzazione, eh, perché mh, abbiamo iniziato ormai tre anni fa a fare dei laboratori nelle scuole e negli eventi con bambini principalmente, e ricaviamo colori dalla frutta e verdura recuperata e con quello facciamo dei laboratori di pittura, quindi cercare di sensibilizzare un po' in maniera trasversale, specialmente quei più piccoli, eh, questo tema qui che è, grazie un po' anche a Expo che è stata a Milano eh, appunto è sempre più ordinario e sempre più, più importante per, per fortuna. anche. Cosa possiamo fare noi invece per magari darvi una mano per poter aiutare Recup in questo momento? Allora, noi stiamo finendo la campagna crowdfunding, lunedì finisce e siamo veramente apponti pochissimi euro dal, dall'obiettivo, era un, una campagna nata con Natura si, e se noi raggiungiamo la cifra prestabilita che sono 11.550 euro e adesso siamo a 11.000 euro, ah, quindi manca veramente 5. molto 50, poco, no? eh, Natura si mette 5.000 euro in più. Ah, no. Quindi questo budget qua ci servirà per iniziare ad aprire un nostro primo laboratorio di stoccaggio e trasformazione dei prodotti, oh. quindi riuscire a dare un ulteriore eh, contributo a tutto quello che recuperiamo perché molto spesso Capita specialmente d'estate che è quello che si recupera è molto maturo. Quindi magari non riesci a distribuirlo, ma puoi trasformarlo. Mi, mi fa delle barmellate, mi stai puoi dicendo? fare le conserve, le marmellate, i ah, sughi, i prodotti disidratati, i pomodori secchi. Cioè, ne puoi fare i gelati, puoi fare i succhi, ne puoi fare tante di cose. Eh, adesso siamo in collaborazione con un partner che ha il suo laboratorio, quindi ci appoggiamo a lui, in okay. che è più semplice anche in termini economici. Però l'idea è anche per fare sempre più inclusione sociale e reinserimento lavorativo. È creare un posto nostro in cui poter, appunto, aumentare sempre di più, e visto che c'è tanto ancora da recuperare. Eh, crescere, crescere maggiormente. Ma interessante, però quello che sto dicendo è, non è solo cioè, la parola recupero nel vostro caso ha davvero tante sfaccettature, non è solo appunto, il recupero del cibo, ma il recupero anche appunto, di persone, di storie, di, di umanità, proprio, mi verrebbe no, da dire. No? Sì. E quindi la rete, da quanto dicevi, la rete umana che si va a creare è, è forse più importante ancora dello stesso cibo che andate a recuperare alla fine, giusto? Esatto, sì, sì, ma lo, lo, dico, lo dico spesso. Eh, il recupero si basa su, su tre punti principali, quindi lo spreco alimentare, la lotta allo spreco, la lotta all'esclusione sociale e eh, favorire la cittadinanza attiva, quindi cercare di rendere tutti partecipi e protagonisti di, upla, di, questo, di questo progetto e di questo movimento che è sempre più importante, cioè ce ne rendiamo conto sempre di più. La città capisce, percepisce, cosa dici secondo te? I milanesi, i miei carissimi milanesi che mi guardano ogni giorno. Ma allora, appunto, io sono nato e vissuto a Milano per, per 30 anni quasi, e sono una persona molto dinamica che, che gira tanto anche per lavoro, quindi ho a che fare con tante diverse realtà in diverse zone di Milano. E devo dire che con Recupe siamo riusciti sempre a non creare barriere e muri, ma anzi a trovare collaborazioni e spunti di... Di riflessione con cui crescere, quindi da, dal punto di vista dei commercianti ci siamo sempre trovati molto bene con le persone delle zone. Anche bisogna avere una certa sensibilità perché, comunque, quando si vanno a trattare certi temi, eh, non è scontato riuscire magari a entrare in contatto con un commerciante, non è scontato riuscire a portare una persona che prima rovistava magari una spazzatura al tuo banchetto e fargli capire che valore c'è dietro. Eh, bisogna avere appunto un certo tatto, un certo polso per riuscire a pian piano a crescere e quindi far capire quali sono i valori che ci sono dietro questo progetto Dacci le coordinate allora sia del crowdfunding ma anche di recupero Volete bancare? Volendo, se le sai a memoria <ride> no, forse è più facile un All sito no, no, cosa... No, La cosa più facile è beh, io qua ho un, un QR code ma mi sa che è difficile prenderlo però sulla nostra pagina Instagram eh, c'è l'indirizzo a cui accedere noi siamo sulla piattaforma Produzioni dal Basso eh, quindi lì ci si, può, si può trovare la campagna, se no, tramite i social potete vedere tutto quello che facciamo eh, tutti i giorni. Devo dire che la, la comunicazione sta, sta procedendo sempre più spedita e, e lo vediamo, lo notiamo anche, anche qui dal punto di vista di persone interessate. Ogni giorno ci, ci scrivono da tantissime anche città diverse, eh, volendo portare il progetto magari in, in altri paesi. Eh, siamo ancora tutti volontari quindi eh, ognuno di noi ha altri lavori, altri interessi e vedere come cresce questo progetto qua ci fa molto piacere, ci dà tanto stimolo però al tempo stesso eh, vorremmo che per alcuni di, di noi potesse diventare quasi anche un lavoro eh, quindi questa, questa campagna può dare questo primo stimolo economico eh, parallelamente stiamo partecipando sempre a più bandi o comunque gare in cui si possono fare più collaborazioni o ricevere contributi e... Mh, Andate su Produzioni dal Basso, seguiteci, anzi se avete del tempo, eh, avete una o due ore a settimana, non... ecco, al mese. Se qualcuno volesse fare volontario in Recoup, come funziona? Com cosa deve saper fare il volontario di Recoup? Allora, bisogna saper parlare cinque lingue e saper usare <ride> molto bene tutto il pacchetto Office. <ride> Allora, vabbè, se uno sa parlare l'arabo Devo dire che può, può essere una cosa importante eh, A parte gli scherzi ehm, È un'attività di volontariato molto semplice eh, Che non richiede tanto tempo E non richiede una costanza obbligatoria Certo, io lo vedo Andando sui mercati si, Ci si confronta veramente con... un un estratto di vita che magari non riusciresti mai a, a vedere con, con i tuoi occhi. Eh, noi interveniamo sui mercati dall'una e mezza alle tre. Eh, sul sito associazionerecup.org ci sono tutti i mercati che facciamo. Ehm, si va lì, si recupera, ci si fa quattro chiacchiere insieme, ci si fa una cassetta di frutta e verdura, ce la si porta a casa. Quindi si può anche andare a risparmiare, se si vuole vedere da questo punto di vista su, sulla spesa, all'orto mercato interveniamo la mattina. Lo so, è un orario un po' più scomodo. Però magari c'è qualcuno che lavora di eh, sera quelli che si svegliano presto la mattina. No? Chi si sveglia presto, eh, lì lo facciamo dalle ottene, a tutti in da, anche volendo chi soffre di insonnia, può venire ad, ad aiutarci. Che, io, stamattina. Mercato, eravamo Sì, iniziamo. Iniziamo alle 8. Va no. Pensavo no, prima. Infatti, non, non siamo edicolanti nel infatti. senso. Siamo, se <ride> no. eh, ci, ci pensate, tutti, tutti i ragazzi vanno a scuola alle 8, quindi devo quindi. dire è un orario. Anzi, adesso i ragazzi, che, adesso, ragazzi che potrebbero perdere l'abitudine. Scusa, deve essere buona per ragazzo, mantenere, mantenere l'abitudine, esatto, andate alle 8 all'automercato all esatto. con recupero, no? Così mettete di tua arrivata a settembre scattante a quel punto. Non, non perdete il ritmo. <ride> però associazionerecup.org trovate tutti i mercati sia su Milano, sia su Roma, sia su Sizio. Eh, sul Instagram seguite riuscite a vedere bene quello che facciamo sono tanti contenuti e vi rendete conto già con gli occhi di cos'è lo spreco alimentare eh, vi consiglio veramente di venire e toccarlo con mano perché è tutta un'altra cosa traslazione del cibo questo è il prossimo obiettivo di Recoup Invece più parliamo ideologicamente parlando, quale sarebbe il futuro di Recupero? Qual è il vostro sogno nel cassetto? Ma allora ci stiamo impegnando con tutti i partner e con Sogemi, che è la, la gestione di Orto Mercato, di portare l'Orto Mercato a zero sprechi, quindi cercare sempre di più di avere un rapporto con tutti i commercianti che ci sono dentro e riuscire a non produrre più rifiuti, perché se anche pensiamo possa essere spazzatura, in realtà tutta l'ortofrutta, poi noi siamo molto esperti in quello, eh, ha un valore dietro, ha un valore sociale, ha un valore economico, ha un valore anche in termini energetici. Quindi eh, buttarlo via è uno spreco assurdo, specialmente pensando a tutti, tutte le risorse che sono state usate per, per creare quel, quel prodotto lì. Quindi questo è un, è un grosso obiettivo. Cercare poi di attivare più mercati su Milano vuol dire aumentare la community, aumentare la rete e quindi sensibilizzare sempre le, più le persone alla lotta allo spreco. Quali sono i mercati in cui siete attivi, qui nelle cinque zone? Così che magari, appunto, se qualcuno di quelle zone lì magari è più interessato, volendo invece solo in una zona dove non c'è un mercato attivo. Posso proporre di attivare un mercato? Come funziona? Assolutamente sì, eh, la squadra che c'è dietro Recup è sempre più, più grande e quindi riusciamo a, a coprire sempre più settori, diciamo. Eh, ci scrivete alla nostra email, che si trova sul sito, comunque è molto semplice, recuperamilano-gmail.com I mercati partono dal lunedì fino alla domenica, il lunedì siamo in zona via Padova, il martedì siamo in Corvetto, il mercoledì siamo in piazza Martini, eh, giovedì siamo un attimo fermi, mi sembra, eh, siamo all'orto mercato comunque, venerdì siamo all'orto mercato e in eh, sempre zona Padova, sabato Papignano e via Tabacchi e domenica invece Ponte Lambro. Sicuramente me ne sono dimenticato qualcuno, eh, quindi conviene andare sul sito che eh, trovate tutti i vari dettagli e informazioni più precise. Il sito l'avete sentito? Il sito c'è anche nei commenti a questa diretta. Stavo guardando proprio adesso che la producer Aurora ha già messo tutti i vari link per sapere di più. Anche Recoup ha già scritto di iscrivergli in modo che potete tranquillamente contattare direttamente Recoup per appunto entrare in questa grande famiglia e abbassare sempre di più lo spreco alimentare e portare magari quel numero invece sempre più alto delle tonnellate, e quintali di cibo Abbiamo... che finalmente sì, sì, salvate sì, 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 dalla pattugliera. Sicuramente, questa è una storia che andremo a seguire. Ve lo dico, vi seguiremo molto da vicino nel Milano News perché abbiamo voglia proprio di uh, vedere come la nostra città è capace, nonostante la sia una città sprecona, come dicevamo, anche di fare ammenda dalla parte eh, e uh, salvare questo tanto, tanto, tanto cibo che appunto, ripeto, finirebbe. Nelle pattumiere, finirebbe per strada, finirebbe buttato lì, finirebbe magari appunto in pattumiere in cui altra gente poi deve andare a rovistare per trovare del cibo e invece grazie a questa azione si recupera e si recupera non solo appunto il cibo, ma anche le, le relazioni, come diciamo prima, e la dignità anche delle persone. Um, davvero, grazie mille Alberto per questa bellissima a voi. esperienza che sei venuto a raccontarci, super piacevole. Uh, vi, come dicevo appunto, vi seguiremo da vicino. Manca poco, facciamo ancora l'ultimo appello sul crowdfunding: mancano veramente po poche rischi, cioè, pochi quindi, euro. Ma, euro e pochi giorni quindi veramente qualsiasi contributo è sempre super ben accetto eh, anche per magari instaurare un nuovo rapporto di collaborazione con le persone assolutamente perché poi è, appunto non siate timidi. sarà possibile a quel punto che poi eh, che in natura sì ho capito bene darà invece una quota ancora più ampia esatto. quindi, insomma fate in modo che gli arrivi questo bel regalo esatto. e che arriva per, anche per la, la tredicesima è eh, appunto eh, questo bel regalo per la, per la promozione ai ragazzi di recupero va bene grazie. facciamo così allora davvero grazie mille alberto eh, salutaci tutta la, la numerosa squadra, che hai detto che è una grande squadra di tutti i volontari e speriamo appunto di vedervi presto, vittoriosi del crowdfunding, ma soprattutto perché voglio provare le mavellate. E col poi col vi aspettiamo punto, anche no? voi diretti di Milano News, a, se a sicuramente in troupe a trovarci all'ortomercato, quello che stiamo facendo anche con altre società, una sorta di volontariato aziendale che serve, lo vediamo, ce lo dicono anche poi come, come feedback. Molto bene. Per capire bene. e interiorizzare ancora di più tutto questo tema, molto, molto interessante. Allora, davvero sì, grazie bene. mille ad Alberto Piccardo di Recuper. Grazie mille, grazie. Alberto. banane per tutti. Grazie mille, grazie anche a voi che ci avete seguito. Mi raccomando, i link sono in questa diretta. Sotto i commenti vedete tutto. Cliccateci e andate a approfondire ancora di più perché è veramente una di quelle bellissime storie da approfondire. Grazie mille a tutti. Noi ci vediamo di nuovo lunedì, sempre qui in diretta. Buon weekend, grazie mille, arrivederci e a presto.